Siamo a venerdì e come sempre torniamo a parlare di ETF e di quelli che io potrei valutare di inserire in un mio portafoglio personale ed in particolare oggi parliamo di quelli che si occupano del settore immobiliare, per cui un settore specifico ma ad ampio spettro che copre diversificazioni geografiche, valutarie e settoriali. Ti dico i miei pensieri e per cui le mie scelte subito dopo la sigla. Oggi torniamo a parlare come ogni venerdì di ETF e in questo caso andiamo a affrontare delle tematiche che sono legate all'ambito immobiliare, il mondo che io tanto adoro e che seguo e nel quale investo tramite appunto i REITs, che sono tra l'altro la parte maggiore e componente principale degli ETF che vado a presentare oggi e che possono aiutare ulteriormente a creare qualche posizione o a valutarne una tramite la diversificazione che gli ETF aiutano ad avere. Come sempre tendo a ribadire che essendo io un semplice essere umano investitore della porta accanto posso fare errori e per cui queste sono mie scelte a scopo didattico ma potrebbero essere insulse o non sensate. In tal caso come sempre il disclaimer è d'obbligo, non prendete queste mie valutazioni come consigli di investimento o assolutamente è un consiglio di investire ma solo come il mio studio personale basato sul mio grado di rischio, sul mio grado di percezione del mercato e sul mio orizzonte temporale di investimento. Fate sempre i vostri studi. Ora basta parole e andiamo al PC. Ed eccoci qui al computer. Gli ETF sono 5 più 1. Particolare, nuovissimo, c'è ancora l'incarto intorno. E infatti quest'ultimo ha talmente poco asset under management che non ci investirei io momentaneamente, ma aspetterei parecchio prima di valutarlo. Però era una curiosità che volevo portare. Partiamo dall'inizio però. Il primo ETF è lo Spider Dow Jones Global Real Estate, che replica le investment trust dell'azionario immobiliare e le società che operano nell'immobiliare, sia i REIT che i REOC, quindi, che fanno parte però di un indice mondiale. Abbiamo un TER dello 0,40%, una replicazione fisica con campionamento ottimizzato, una volatilità del 13% abbondante. L'ETF fornisce dividendi a distribuzione con una frequenza trimestrale. Si tratta di un fondo di dimensioni medie con 288 milioni di asset under management. I paesi all'interno del portafoglio sono così diversificati, quasi un 65,5% Stati Uniti, un 9% abbondante Giappone, 4,5% Regno Unito, Australia 4,5% anche lui e altri 16,5% fra i quali abbiamo Hong Kong, Singapore, Svezia, Francia, Canada e poi altri. Le partecipazioni sono 255 e le prime 10 coprono un 29% scarso della ponderazione. Tra le prime 10 abbiamo aziende molto conosciute, Prologis, Public Storage, Simon Property Group, Digital Realty, Realty Income, Welltower, Avalon Bay, Equity Residential, Goodman Group, Alexandria Real Estate Equities. Questo ETF fornisce un dividendo dell'1,89% con un 0,71 centesimi per ogni azione che si possiede. Il secondo è la Mundi Futsi EPRA Narit, che replica le più grandi società immobiliari del mondo dei mercati sviluppati azionari. Fondo di dimensione media 239 milioni di euro, 0,24% di TER con una politica d'accumulazione. La replica fisica è totale e questo ETF ha una volatilità dell'11,7% circa. In questo caso la ponderazione in termini geografici abbiamo un 59% abbondante Stati Uniti, poi andiamo un 9% in Giappone, Regno Unito 4,5%, Hong Kong 4,26%, Australia 3,4%, Germania 3% abbondante, poi Canada, Singapore e via via discorrendo. In questo caso le partecipazioni sono 369, le prime 10 pesano un 26% abbondante e anche qui più o meno abbiamo quasi le stesse aziende con qualche ingresso un po' più particolare, Prologis, Equinix, Public Storage, Simon Property Group, Vonovia, Digital Realty, Realty Income, Welltower, Avalon Bay ed Equity Residential. Il terzo ETF invece si ferma all'Europa, infatti è un Lyxor Stoxx Europe 600 Real Estate che replica appunto le 600 società del real estate. In questo caso si tratta di un fondo molto piccolo, 34 milioni di euro, è un fondo a replicazione sistematica unfunded, una volatilità annua del 17,9% e un TER dello 0,30%. In questo caso abbiamo distribuzione che è con frequenza semestrale. Il dividendo attuale è del 2,6% con un dividendo per ogni singola azione di 1,15 euro circa. Andiamo sul sito di Lyxor per avere qualche informazione in più, visto che sul sito di JustETF non sono riportati. I titoli in portafoglio abbiamo Vonovia, Segro, Leg Immobilien,
Unibail Rodamco, Swiss Prime Site, Lightmove, Castellum, Land Security Group, Past States, AB Balber e Verhaus de Pau. Come si può vedere, diversificato un po' in tutta Europa. In termini di diversificazione geografica, 31,77% Regno Unito, un 22% abbondante in Germania, un 15,6% in Svezia, Francia un 10%, Svizzera un 7,9%, Belgio quasi un 7%, poi Spagna e Stati Uniti. Il quarto ETF è un iShare European Property Yield, e questo è un indice del FTSE EPRA Nareit Europe ex UK, per cui non c'è il Regno Unito all'interno di questo fondo, ed implica tutte le investment trust per cui REIT e le società anche immobiliari quotate dai paesi europei sviluppati ad esclusione del Regno Unito, che hanno un rendimento da dividendo provvisionale a un anno pari o superiore al 2%, per cui in questo caso abbiamo la sicurezza che il dividendo di questo ETF sarà sempre al di sopra del 2%. È un ETF enorme con quasi 1 miliardo e 400 milioni di euro di dimensione del fondo, una replica fisica totale, una volatilità annua del quasi 18%, un TER dello 0,40, anche in questo caso abbiamo una distribuzione di tipo trimestrale. In questo caso le partecipazioni sono 54, di cui le prime 10 coprono quasi un 60%. Vonovia è quella che ha più presenza con quasi un 25% abbondante. Poi abbiamo Lega Immobilien, Swiss Prime Site, Aroundtown, Cecina REIT, Samhal Biscano Bogolaget, che già che l'ho pronunciato mi dovete dare una medaglia d'oro, poi abbiamo Castellum, WDP, PSP Swiss Property e Klépierre. Dal punto di vista della diversificazione geografica abbiamo un 35,5% in Germania, poi Svezia un 17% quasi, Belgio quasi un 12%, Francia un 11%, il 25% ad altre nazioni, fra cui abbiamo anche Svizzera, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e così via. Un dividendo di 0,93 centesimi per azione che va a dare uno yield del 2,34% al prezzo attuale. Quinto ETF è l'iShare US Property Yield, per come dice il nome, questo indice FTSE EPRA Nareit va ad applicare tutti gli investment trust degli Stati Uniti d'America che danno dividendi alle società immobiliari quotate negli Stati Uniti d'America che hanno un rendimento da dividendo provvisionale a un anno pari o superiore al 2%, per cui anche in questo caso abbiamo la sicurezza che il dividendo di questo ETF sia al di sopra del 2%. Fondo grande da quasi 800 milioni di euro, 790 per la precisione, una replicazione fisica totale, una volatilità annua del 17,2%, un TER di 0,40% e anche qui una distribuzione di tipo trimestrale. Come dice il nome, visto che negli Stati Uniti d'America abbiamo la totalità degli investimenti negli Stati Uniti, 91 le posizioni di cui le prime 10 occupano quasi un 43%, e qui abbiamo anche come primo Public Storage, Simon Property, Digital Realty, Realty Income, Welltower, Avalon Bay, Equity Residential, Alexandria Real Estate, Extra Space Storage e Mid America Apartment Community REIT, dividendo di 0,71 centesimi per ogni azione che dà uno yield dello 2,2%. Passiamo all'ultimo ETF, quello che non ci devo investire, però è nato da poco e per cui mi piace tenerlo sotto controllo. Parlo del Wisdom Tree New Economy Real Estate, un ETF secondo me molto interessante perché l'indice è l'indice Center Square New Economy Real Estate, che va a replicare aziende immobiliari di tutto il mondo con esposizione ad attività commerciali relazionate alla tecnologia, scienze oppure all'e-commerce. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG, per cui ambientali, sociali, e di corporate governance. Come vedete la dimensione del fondo è al di sotto del milione ed è stato lanciato nel 7 febbraio del 2022, per cui è un ETF particolarmente illiquido, nel quale non ci metterei un euro adesso, ma in futuro sì, e per cui aspetto che cresca piano piano. Replicazione fisica totale, 0,45% di TER e una politica ad accumulazione, però c'è da dire che Wisdom Tree ha creato anche la controparte a distribuzione, che per semplicità e per non prolungare il video non presento, però sappiate che esiste lo stesso Wisdom Tree New Economy Real Estate UCITS ETF USD, invece di essere ad HAC, come dice qui, è a DIST, a distribuzione. In questo caso, essendo un ETF nuovissimo, non ci sono assolutamente nessuna tipologia di dati, e per cui ho dovuto scaricare il KID e lo andiamo a vedere qui su Wisdom Tree. E vediamo le informazioni, alcune quelle che abbiamo visto all'interno di Just ETF, e comunque abbiamo qualche informazione in più. In pratica, questo indice è concepito per misurare le performance di società immobiliari globali che hanno un'esposizione ed attività commerciali legate alla tecnologia, scienze o e-commerce. Andiamo a vedere qui le prime posizioni, le prime 10 sono Airbnb, Cellnext Telecom, Digital Realty Trust, Goodman Group, Prologis, American Tower, Alexandria Real Estate, Segro PLC, Crown Castle ed SBA. A livello di ponderazione geografica abbiamo un 58, quasi un 59% Stati Uniti, 7,6% Regno Unito, quasi un 7% Australia, poi abbiamo Spagna, Giappone, Singapore e così via. È un indice praticamente nuovissimo, per cui al momento è particolarmente rischioso investirci, però mi piaceva portare questo ETF perché è nuovo e sicuramente ha delle prospettive, a mio parere, che possono dare degli ottimi rendimenti, però, essendo nuovissimo, vi aspetterei qualche mesetto prima di metterci un euro. Bene, abbiamo finito questa carrellata, torniamo a Brutto Faccione per le ultime considerazioni. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video.
Per favore dammi le tue impressioni su questo ETF. Ne conoscevi qualcuno? Ne utilizzavi qualcuno? Oppure qualcuno lo avevi già in watchlist? Spero di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per far crescere me e la community tutti insieme. Aiutiamoci a vicenda con tanti commenti, tante opinioni. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollicione in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo sul canale, ovviamente, di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che non debba perderti nessun video successivo. Oggi è venerdì, per cui è ultimo video della settimana e come sempre noi ritorniamo lunedì prossimo con Buonanotte Mercati per iniziare una nuova settimana editoriale. Ti auguro un felice fine settimana e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!